attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Avverto inoltre che per la seduta odierna è consentita la partecipazione in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricordo altresì che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo per non più di 3 minuti e la replica dell'interrogante per non più di 2 minuti. Iniziamo con l'interrogazione 500888 Ciocchetti, possibilità per gli specialisti cardiologi che non lavorano per il Sistema Sanitario Nazionale di prescrivere determinati farmaci. Rinuncio all'illustrazione e lascio la parola al sottosegretario Gemmato. Grazie Presidente, interrogante in questo caso. Riguardo alla questione da lì delineata, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ricordato che nel corso degli ultimi anni l'introduzione di nuove classi di farmaci, di dispositivi medici, ha determinato significativi avanzamenti nella cura delle più comuni forme di patologia cardiaca, tra cui la fibrillazione atriale non valvolare, lo scompenso cardiaco, consentendo di ridurre mortalità e morbilità. Sono stati introdotti nuovi anticoagulanti orali diretti, DOAC, e farmaci appropriati quali glifosine e sartani. La prescrizione della suddetta terapia anticoagulante orale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente alle FAMV, deve essere accompagnata dalla compilazione della scheda di prescrizione e follow-up, come previsto dalla nota 97 AIFA, redatta da specialisti che svolgono la propria attività presso le aziende sanitarie regionali o le direzioni sanitarie universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, strutture accreditate presso il Servizio Sanitario Regionale o dai medici di medicina generale. In particolare, la nota 97 è predisposta al fine di ridurre liste d'attesa e di rendere possibile la prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali per la FAMV, non solo da parte del medico specialista, ma anche da parte del medico di medicina generale. Pertanto, attualmente, il medico di medicina generale ha la facoltà di prendere in carico il trattamento anticoagulante con medicinali NAO-DOAC, anche nel caso di un paziente che sia stato in precedenza seguito da un medico specialista e la cui prescrizione sia stata consentita nell'ambito del piano terapeutico web-based di AIFA. Di conseguenza, il medico di medicina generale potrà assicurare la continuità terapeutica del trattamento anticoagulante con medicinale NAO-DOAC senza necessità di inviare il paziente allo specialista, ma semplicemente accedendo al sistema della tessera sanitaria e compilando la scheda di valutazione e prescrizione. Nello specifico, in merito al quesito posto dell'interrogazione, l'AIFA precisa che gli specialisti privati possono quindi suggerire la prescrizione al medico di medicina generale, che potrà confermarla e procedere al suo inserimento in regime di SSN, di Servizio Sanitario Nazionale. La prescrizione specialistica, rilasciata non in regime di prestazioni convenzionate, non è rimborsabile. Lo specialista privato, non convenzionato, in regime di libera professione, pertanto, ha la possibilità di prescrivere qualsiasi farmaci, ma non in regime di rimborsabilità SSN. Tale regola, come è noto, è valida da sempre per tutti i farmaci rimborsabili. Per quanto riguarda invece i farmaci indicati nello scompenso cardiaco, ricordiamo glifosine e sartani, l'AIFA ribadisce che attualmente la prescrizione è esclusivamente a carico dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della compilazione del piano terapeutico. L'Agenzia ricorda a tal proposito che i piani terapeutici costituiscono un importante strumento di controllo sulla appropriatezza dell'uso dei medicinali, in quanto vengono redatti sulla base delle più avanzate evidenze scientifiche disponibili e delle disposizioni regolatorie. Ciò è tanto più vero nel caso dei medicinali di ultima generazione, rilevanti sul piano terapeutico, ma che producono un significativo impatto economico sul sistema sanitario nazionale pubblico, considerando anche che, laddove non ne venisse fatto un uso inappropriato, si produrrebbe un utilizzo insufficiente delle risorse pubbliche, inefficiente. Per completezza di informazione, preciso che nell'ottica di favorire l'integrazione ospedale-territorio, al fine di migliorare l'assistenza dei pazienti fragili e la Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia CTS ha preso in considerazione di istituire nei prossimi mesi una nota ad hoc che possa consentire la prescrizione diretta anche da parte dei medici di medicina generale.
Sì, mi dichiaro soddisfatto soprattutto dell'ultimo comma della risposta, nel senso che c'è un'apertura al discorso di poter consentire a questi farmaci che ormai sono di uso comune in alcune patologie cardiache che non sono più soltanto riservate purtroppo ad alcuni pazienti, onde superare il problema annoso delle liste d'attesa che purtroppo sono presenti nel Servizio Sanitario Nazionale, di poter consentire ai medici di medicina generale di poter sottoscrivere. Quindi auspico che AIFA possa, diciamo, al più presto dare un'indicazione in questo senso. Grazie sottosegretario. Passiamo all'interrogazione 500889 Zanella e Ghirra, iniziative per garantire l'attuazione uniforme sul territorio nazionale della legge numero 81 del 2020 sulla cefalea cronica. Prego, onorevole Zanella. Come è noto, l'emicrania è una gravissima malattia neurologica che colpisce 6 milioni di persone in Italia. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità la classifica come una delle malattie più debilitanti, rappresentando una delle 10 cause primarie di disabilità per uomini e donne. Allora, dato che la scorsa legislatura, grazie anche all'intervento e alla pressione delle associazioni delle persone ammalate, e è stata approvata appunto la legge 81-2020 per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, noi chiediamo che venga e chiediamo al governo che si metta mano alla pubblicazione dello schema di decreto che è indispensabile per dare le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti regionali finanziati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette e che venga anche considerato la necessità di colmare il gap ad oggi esistente tra il riconoscimento clinico della malattia e quello istituzionale per l'attribuzione della percentuale di malattia, di invalidità, scusate. Prego, onorevole sottosegretario. Sì, ringrazio onorevole Zanella per l'interrogazione. La legge numero 81 del 2020, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, ha il merito di aver garantito in modo uniforme e sistematico sul territorio nazionale il trattamento della cefalea primaria cronica come malattia sociale nelle forme di emicrania cronica ed ad alta frequenza, di cefalea cronica quotidiana con uso o senza uso eccessivo di farmaci analgesici, di cefalea a grappolo cronica, di emicrania parossistica cronica, di cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione, nonché emicrania continua. La cefalea cronica primaria costituisce una patologia invaliditante. Va comunque fin da subito fornita una rassicurazione sul Servizio Sanitario Nazionale, nel senso che lo stesso già garantisce l'assistenza sanitaria, la cura e la presa in carico anche ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia. Svolte le considerazioni di carattere generale, come è noto, il 22 marzo è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto concernente l'adozione delle linee di indirizzo per realizzare progetti regionali volti a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea, previste dall'articolo 1, comma 2 della citata legge 81. Atteso che il riparto di competenza fra Stato e Regioni, le linee di indirizzo adottate devono ispirare le iniziative regionali per la realizzazione dei menzionati progetti, ferma restando la competenza regionale in materia. Pertanto, nel rispetto del quadro normativo vigente, non emerge alcuna ulteriore iniziativa a livello centrale, nel senso che non è previsto che siano adottate ulteriori precisazioni tecniche o indicazioni organizzative che attengono invece alla competenza delle regioni. Da ultimo, per quanto attiene al riconoscimento della patologia in esame ai fini dell'invalidità, all'esito di una specifica istruttoria con gli uffici del Ministero del Lavoro e dell'INPS, si osserva quanto segue. L'INPS, per il riconoscimento di condizioni invalidanti per il caso della
in esame della patologia dell'emicrania, al fine di assegnare valutazioni percentuali per l'attribuzione di benefici assistenziali, fa ordinariamente riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1988 numero 509, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 26 luglio 1988 numero 281 e al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio del 1992 rubricato approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti. Nella suddetta tabella, ordinata per organi e apparati, non sono esplicitamente riportate voci riconducibili alla emicrania. Tuttavia, poiché è indicato che la tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale fissa, sia l'infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di 10 punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione, ne consegue che per molte infermità, ancorché non tabellate, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. L'INPS ha concluso affermando che proprio il proprio operato, nel rispetto dei profili di competenza, si basa sul principio di analogia e rispetto dei decreti citati. Grazie onorevole sottosegretario, replica dell'interrogante. Sì, grazie sottosegretario per puntualizzare quello che è esposto in maniera più dettagliata nella mia e della collega Ghirra interrogazione. Il problema è questo, il fatto che non si voglia intervenire a predisporre delle linee guida, degli standard minimi uniformi su tutto il territorio, fa sì che i progetti che vengono presentati dalle regioni, e non so neanche se tutte le regioni, e che quindi i finanziamenti previsti vengano distribuiti in base a questa predisposizione che è, io mi rendo conto, necessaria per anche erogare i finanziamenti stessi. E questo presuppone naturalmente però che il governo debba intervenire per garantire su tutto il territorio l'omogeneità della misura e anzi promuovere una sorta di azione positiva rispetto al fatto che tutte le regioni devono intraprendere questo cammino, perché la gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci che ci siano delle differenze all'interno del territorio. Io ho visto i modelli che sono stati predisposti per chiedere, no, il facsimile per chiedere questo tipo di finanziamento e come si organizza quindi anche il progetto, e mi sembra forse che bisognerebbe forse intervenire proprio su quello strumento, e non lo dico solo io, lo dicono anche le associazioni, in modo da far sì che il progetto sia effettivamente serio e che se una regione non riesce a effettuare il progetto all'altezza della necessità, che i soldi, che i finanziamenti vadano naturalmente a chi invece propone un progetto adeguato, per quanto anche se non è il massimo, perché tutte dovrebbero, per questo lo Stato dovrebbe intervenire qui in maniera proprio creando una sorta di predisposizione alla effettuazione e alla realizzazione del progetto. Bene, per quanto riguarda l'altro aspetto, forse bisognerebbe intervenire in maniera più precisa, perché sa, con l'applicazione per analogia della definizione
della percentuale di invalidità, un'incertezza insomma del diritto si configura. Quindi io mi auguro che anche in questo senso il governo possa provvedere con strumenti più adeguati. Grazie. Grazie a lei. Procediamo con l'interrogazione 500890 Stumpo. Iniziative per evitare la carenza nelle farmacie dell'amoxicillina nelle diverse formulazioni pediatriche. Prego per l'illustrazione. Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. È da diversi mesi che manca nelle farmacie l'amoxicillina nelle diverse formulazioni pediatriche. Si è pensato che si trattasse di un problema temporaneo, invece l'EMA fa sapere che ci sono ritardi di fabbricazione e i problemi di capacità produttiva hanno generato difficoltà di approvvigionamento. L'amoxicillina resta il farmaco più utilizzato per la cura dei bambini, indicato da tutte le linee guida nazionali e internazionali e dalla lista dell'Organizzazione Nazionale della Sanità Mondiale della Sanità per i farmaci essenziali come l'antibiotico di scelta in prima istanza per il trattamento di tutte le infezioni respiratorie. In carenza dell'amoxicillina non risiede per un suo uso eccessivo. Il problema, come riportato da un documento della European Pediatric Association, nasce per ragioni semmai opposte. Durante la pandemia da Covid-19 la domanda di amoxicillina è diminuita drasticamente, comportando una riduzione o addirittura un arresto di determinate linee di produzione. La situazione è seria e grave e non è tollerabile che l'attività delle cure debba dipendere da logiche di mercato. Tale grave carenza potrebbe determinare una situazione in cui le comuni infezioni pediatriche rischiano di diventare complicate per l'emergenza di ceppi batteri sempre più resistenti. Le chiediamo quindi quali iniziative il Governo intende mettere in atto per evitare che la carenza di un farmaco essenziale per la cura delle principali patologie pediatriche si protragga ancora a lungo con evidenti danni per la salute delle bambine e dei bambini. Grazie. Prego, Sottosegretario. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Stumpo per l'interrogazione. In ordine alla questione in esame, l'AIFA ha comunicato che negli ultimi mesi del 2022 e nei primi mesi del 2023 è stato registrato un aumento significativo delle comunicazioni di carenza da parte dei titolari di AIC riguardanti alcuni medicinali utilizzati nel trattamento delle complicanze delle sindrome influenzali, tra cui le specialità a base appunto di amoxicillina, un antibiotico ad ampio spettro utilizzato anche nelle infezioni da streptococco nella popolazione pediatrica. A tal proposito giova ricordare che nell'inverno del 2022-23 è stato registrato in Europa un notevole incremento delle suddette infezioni. Pertanto, considerata la dimensione sovranazionale del problema, l'EMA, tramite il gruppo direttivo esecutivo sulla carenza e sicurezza dei farmaci, sta monitorando con particolare attenzione nell'UE e nell'SE diverse carenze critiche di medicinali, in particolare i medicinali contenenti l'antibiotico appunto amoxicillina. L'aumento di consumo di amoxicillina per il trattamento dell'infezione da streptococco, dei casi di scarlattina e di infezioni batteriche successive alle sindrome influenzali ha fatto registrare situazioni momentanee di carenza del suddetto antibiotico. A livello territoriale l'Agenzia ha ricevuto segnalazioni da parte di pazienti, associazioni di categoria, pediatri, motivate anche dalla cessata commercializzazione definitiva della specialità medicinale Zimox, il nome commerciale, prodotto dalla Pfizer, a base di principio attivo amoxicillina. Tale carenza, tuttavia, è stata tenuta sotto controllo dall'AIFA mediante una mirata azione di monitoraggio delle segnalazioni sulla apposita piattaforma dell'Agenzia Front End Carence e attraverso un dialogo costante e puntuale con tutti gli interlocutori interessati. Inoltre si rappresenta che nell'attuale quadro politico ed economico le aziende farmaceutiche sono riuscite difficilmente a compensare l'aumento della richiesta di antibiotico con incrementi di produzione. Si segnala infatti che oltre a un aumento dei consumi per molti prodotti si è registrata la difficoltà da parte dei titolari di DIC nell'approvvigionamento in particolare di materie prime e di materiali di confezionamento. Per avere un quadro più ampio è stata coinvolta anche la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, la SIFO,
Le verifiche effettuate con la SIFO attraverso il sistema condiviso Drug Ghost, che misura la situazione della indisponibilità sul canale ospedaliero, hanno confermato che la carenza non riguarda la rete degli ospedali. È da evidenziare comunque che la disponibilità sul mercato nazionale di equivalenti ha permesso di garantire nella maggior parte dei casi l'accesso alle cure per i pazienti. Per ovviare a possibili indisponibilità locali legate a problemi o a disomogeneità distributive, l'AIFA nel mese di febbraio di quest'anno ha inviato, come già fatto nel luglio del 2021, una breve guida destinata ai farmacisti in cui, tra le altre informazioni, sono riportati i contatti dei servizi messi a disposizione dei titolari per ordini diretti. A livello nazionale, come anticipato, l'AIFA sta interloquendo con le associazioni di categoria Farmaindustria e Egualia per individuare azioni possibili da adottare anche nel medio e nel lungo termine in vista della stagione influenzale 2023-2024. Da ultimo è stato recentemente convocato presso l'AIFA un tavolo di lavoro per monitorare la indisponibilità della amoxicillina e per individuare le possibili aree di intervento d'intesa con il Ministero della Salute e i vari stakeholders. Prego onorevole Stumpo per la replica. Sì, grazie Presidente. Sottosegretario, qui non si tratta di essere soddisfatti o meno, si tratta di un problema di una gravità oggettiva. Le sue parole confermano, diciamo, quelle che sono le preoccupazioni che hanno per primi segnalato i pediatri, perché la amoxicillina non è soltanto uno dei farmaci, ma è il primo dei farmaci utilizzati per le prime cure che si danno a tutti i bambini in età pediatrica, e che la mancanza di questa medicina sta comportando ulteriori problemi. Ora, noi appunto nella nostra interrogazione avevamo chiesto una cosa che non è immediatamente risolvibile, ne siamo ben consci, cioè il fatto che nonostante ci sia un minor utilizzo della amoxicillina, perché durante il Covid si è più provveduto ad altri tipi di farmaci, si è tagliati alcune linee di produzione per un fatto meramente economico ed oggi ci troviamo a non avere i farmaci a disposizione avendone bisogno. Il punto è come provare a reinvertire immediatamente e chiedere alle aziende di farlo, altrimenti, lo dico cambiando, cioè ci ritroveremo sempre con lo stesso motivo. Non avevamo all'inizio del Covid alcuni prodotti, poi abbiamo iniziato a produrne troppi, adesso li stiamo regalando dentro i supermercati. La amoxicillina manca perché si sono cambiate le linee di produzione, forse bisognerebbe chiedere, ma dalle sue parole si evince che è quello che si sta provando a fare, ma non le sto, infatti non le ho detto che sono insoddisfatto, ma non le posso dire di essere soddisfatto perché il problema è lì e quello purtroppo resta. Grazie. Grazie onorevole Stumpo. Faccio presente che l'interrogazione 500891 Loizzo, definizione di un percorso terapeutico assistenziale specifico per i pazienti affetti da psoriasi e per i loro caregiver familiari, è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta su richiesta della presentatrice. Ne prendiamo atto. Passiamo ora all'interrogazione 500892 Bonetti, organizzazione della campagna contro il Covid-19 in modo coordinato con le altre campagne vaccinali autunnali. Prego per l'illustrazione. Grazie Presidente, Sottosegretario. È un dato che è stato dichiarato dall'OMS il termine della pandemia da Covid-19, ma è altrettanto evidente che il virus rimane ancora presente, che quindi un contagio può essere particolarmente pericoloso per almeno una fascia della popolazione, mi riferisco a quella più fragile, a quella anziana. Altrettanto i dati confermano l'efficacia di una campagna di vaccinazione diffusa che ha altresì permesso di iniziare processi organizzativi per la vaccinazione anche del tutto nuovi nel nostro paese, che hanno portato i risultati di cui appunto ho appena dato citazione. La domanda che rivolgo al sottosegretario riguarda il fatto di come il Ministero intenda
se intende organizzare una campagna di vaccinazione in particolare dedicata a questa fascia di popolazione, quale tipo di coordinamento con le altre campagne di vaccinazione già coordinate dal Ministero e che tipo di coordinamento con le regioni si intende attuare. Prego Governo per la risposta. Grazie onorevole Bonetti. Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'Italia dispone attualmente di ampie scorte di tutti i vaccini attualmente autorizzati dall'EMA, sia quelli basati sulla tecnologia ARMNA, sia di quelli a base proteica. Tali scorte assicurano la copertura di tutta la popolazione a maggior rischio nel caso intendesse procedere a una campagna vaccinale in vista di una possibile recrudescenza annuale dell'epidemia di Covid-19. Al momento sono in vigore una serie di disposizioni che definiscono la popolazione a maggiore rischio, disposizioni emanate in passato per definire la priorità di esecuzione della vaccinazione e successivamente delle dosi di richiamo, booster, per i quali è raccomandato l'uso di vaccini ad mRNA nella formulazione bivalente. In particolare sono state identificate due principali categorie, rispettivamente per la somministrazione della seconda dose o ulteriori dosi di richiamo. Per categorie di persone che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con il vaccino a mRNA monovalente una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall'ultima infezione da SARS-CoV-2. La seconda dose per persone di 60 e più anni, persone di 12 anni e più con fragilità motivata e operatori sanitari, donne in gravidanza, ulteriore dose, persone dagli 80 anni in su, ospiti delle strutture residenziali per anziani, persone di 60 anni in su, con fragilità motivata. Le priorità e i fattori da considerare nella preparazione e nell'attuazione delle nuove strategie vaccinali includono la copertura delle lacune della copertura vaccinale del ciclo primario e del booster raccomandati, la possibilità di combinare le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 e l'influenza, l'implementazione di strategie di comunicazione efficaci per promuovere l'assunzione di dosi di richiamo ove indicate. Al tempo stesso le campagne informative dovrebbero essere indirizzate anche a incentivare l'uso di vaccini antinfluenzali per le persone a rischio. Queste raccomandazioni si basano sulla dichiarazione congiunta delle ACDC e dell'Agenzia Europea dei Medicinali EMA. Il Ministero della Salute aggiorna periodicamente le strategie vaccinali in base al rilascio di autorizzazioni di nuove formulazioni da parte dell'EMA e dell'AIFA, alla loro disponibilità e alla situazione epidemiologica. Più di recente il documento European Center of Disease Prevention and Control, eccetera, contiene le raccomandazioni per l'anno 2023 di seguito esposte. Gli sforzi di vaccinazione dovrebbero concentrarsi sulla protezione delle persone di età superiore ai 60 anni e di altri individui vulnerabili indipendentemente dall'età durante la stagione autunnale invernale. Per massimizzare la protezione individuale, l'offerta della vaccinazione Covid-19 durante la primavera del 2023 ai soggetti di età superiore agli 80 anni e altri adulti vulnerabili, indipendentemente dall'età, dovrebbe essere presa in considerazione. Questo potrebbe avere un effetto sostanziale a livello di popolazione se si prevede un'elevata adesione. Per le campagne di vaccinazione autunnali invernali, i Paesi dovrebbero prendere in considerazione campagne di vaccinazione combinate con la malattia Covid-19 e l'influenza, poiché questo approccio potrebbe essere più efficiente in termini di somministrazione, logistica e costi. Se si intraprendesse una campagna di vaccinazione Covid-19 in primavera, è necessario prendere un tempo adeguato tra la campagna primaverile e quella autunnale. Inoltre, per fornire raccomandazioni sempre aggiornate, l'OMS effettua un monitoraggio continuo sulla situazione epidemiologica. In considerazione degli elementi sopradescritti, la discussione sulle modalità e i tempi di prosecuzione della campagna vaccinale è attualmente in corso sia in Europa che nel nostro Paese. In ogni caso, le necessarie dotazioni di vaccini sono già disponibili sia a livello regionale che di scorte nazionali e quindi potranno essere messe a disposizione immediatamente in caso di necessità senza tempi tecnici di attesa. Il previsto passaggio dal 1 luglio 2023 delle competenze sulle campagne vaccinali per il Covid-19 dall'unità di completamento della campagna vaccinale ex struttura commissariale al Ministero della Salute consentirà un'ulteriore semplificazione della catena di comando e la sinergia con le altre attività di profilassi della malattia infettiva. Ciò vale in particolare per le campagne di vaccinazione antinfluenzali per le quali
Da anni il Ministero della Salute ha in atto una costante interlocuzione con le amministrazioni regionali che a loro volta hanno già in essere da tempo piani e percorsi organizzativi che consentono di raggiungere in modo capillare la popolazione maggiore a rischio, ampiamente sovrapponibile a quella a maggior rischio per il Covid-19. Prego onorevole Bonetti per la replica. Grazie Presidente, mi duole dire che non sono pienamente soddisfatta della risposta, comprendo lo sforzo anche di sintesi che è stato fatto, ma intanto confesso che alcuni passaggi non mi sono stati chiari. Quando si parlava di seconda dose, immagino quindi che si intendesse la previsione di una vaccinazione annuale in due dosi / una dose. Confesso altrettanto che questo utilizzo del condizionale nella risposta credo che non fosse, diciamo, mi auguravo che ci fosse, come dire, un utilizzo dell'indicativo come tempo prioritario nella risposta da parte del Ministero, proprio perché siccome siamo a fine maggio e la campagna primaverile è andata, si sta parlando di un, immagino, campagna autunnale in coordinamento con quella anti-influenzale. Sappiamo bene che la regia con le regioni non è sempre facile, sappiamo che stiamo parlando di una fascia di popolazione che necessita di essere accompagnata nei percorsi della vaccinazione perché sono soggetti fragili, spesso soli. Quindi, fatte queste premesse, mi auguro che il Ministero emani il prima possibile linee chiare di coordinamento delle regioni, che si faccia tesoro dell'esperienza di questi anni e si eviti una, di nuovo, come dire, frammentazione, disorganicità dell'applicazione delle campagne di vaccinazioni, ma conto che il Ministero saprà opportunamente presidiare in tal senso. Altrettanto mi auguro che l'annunciato riunione oggi, non so se è già avvenuto o meno, con la conferenza Stato-Regioni sul piano di vaccinazione del nostro Paese possa includere anche una chiarezza di determinazione in modo da rendere strutturale la vaccinazione contro il Covid-19 in via, diciamo, semplificata e definitiva. Sono di queste ore le notizie dei giornali della Cina che prevede, come dire, nuovi aumenti, noi da questi non ci facciamo, diciamo così, spaventare, non seguiamo le notizie dei giornali, però in qualche modo mi pare evidente che serva una serietà di programmazione sulla quale spero potremo anche lavorare insieme. Grazie. Grazie. Concludiamo con l'interrogazione 500893 di Lauro, emanazione del decreto attuativo per l'erogazione del bonus psicologico nel 2023. Illustra l'onorevole Ricciardi, prego. Grazie Presidente. Colleghi, la tutela del benessere psicologico dovrebbe essere una delle priorità per questo Parlamento e i psicologi dobbiamo ricordare che hanno dato un notevole contributo durante la pandemia e nel post-pandemia per accompagnare i cittadini nella gestione dei traumi emotivi che possono aver sviluppato. E con il decreto legge del 30 dicembre 2021, il numero 228, è stato previsto un bonus psicologo che prevede un contributo per aiutare i propri cittadini nelle sessioni di psicoterapia. Un contributo di 25 milioni per il 2022 che con la legge di bilancio, l'ultima, è stato mantenuto, però ridotto da 25 a 5 milioni per il 2023 e 8 milioni per il 2024. Con questa interrogazione chiediamo al Governo se ci sono notizie sul decreto attuativo che definisce le modalità di accesso a questo contributo. Siamo da circa 5 mesi che si aspetta questo decreto, che è molto importante proprio per definire le modalità con cui i cittadini possono accedere al contributo. Grazie. Grazie, prego, Sottosegretario. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Ricciardi. Il tema della tutela della salute mentale rappresenta una priorità per il Ministero della Salute e per il Governo. Ricordo che nella legge 197 del 2022, legge di bilancio per il 2023, precisamente al comma 538 dell'articolo 1, è stata inserita la norma sul bonus a sostegno della salute mentale. Prima di entrare nel merito del quesito posto, e rimanendo comunque sul tema della salute mentale, segnalo il Programma Nazionale Equità per la Salute, PN, incluso nell'accordo di partenariato della politica di coesione europea 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea
nel 4 novembre del 2022. Il programma individua 4 aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un'iniziativa nazionale a supporto dell'organizzazione regionale e locale dei servizi socio-sanitari. Le 4 misure sono contrastare la povertà sanitaria, prendersi cura appunto della salute, della cura della salute mentale, poi il genere al centro della cura e maggior copertura degli screening oncologici. Gli interventi del PN sono sostenuti dal Fondo Sociale Europeo Plus per 375 milioni di euro e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per 250 milioni di euro. A valere sul FESR saranno realizzati interventi di adeguamento infrastrutturale e di potenziamento tecnologico del Dipartimento di Salute Mentale, dei consultori familiari, dei punti di screening, oltre all'acquisto di motorhome attrezzati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, incluse prestazioni odontoiatriche ai vulnerabili socio-economici, in outreaching. A valere sul Fondo Sanitario Europeo si procederà altresì al rafforzamento dei servizi dei dipartimenti di salute mentale che implementeranno i progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, nonché dei servizi dei consultori familiari e dei punti di screening attraverso l'adozione di nuovi modelli organizzativi e o percorsi diagnostico-terapeutici e reclutamento di nuovo personale. Tornando al quesito posto, è il caso di ribadire che la citata legge di bilancio per il 2023 ha reso permanente il finanziamento del cosiddetto bonus psicologico già previsto ed erogato una tantum per l'anno 2022 in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, soprattutto a seguito dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sia pur nei limiti delle risorse attualmente disponibili. Il contributo è stato stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e può essere concesso sulla base del reddito ISEE del beneficiario per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolamenti scritti nell'elenco dei psicoterapeuti dell'ambito dell'albo degli psicologi. La previsione di carattere permanente di questa forma di sostegno per le persone con fragilità psicologica è di notevole rilievo, in quanto la tutela della salute mentale è tra i diritti fondamentali della vita delle persone, a prescindere da età, genere o contesto socio-economico. L'OMS stabilisce infatti che la salute è uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattie o infermità. Per quanto riguarda le risorse stanziate in una tantum per l'anno 2022, esse sono state ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite all'anno 2021, sulla base di requisite anche reddituali per l'accesso ai benefici stabiliti con decreto del Ministro della Salute, attuato di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per l'accesso al beneficio a decorrere dal 2023, come noto agli onorevoli interroganti, è in corso l'adozione del decreto interministeriale volto a rideterminare i tempi per la presentazione delle domande, gli importi del contributo e per determinare i tempi per il suo utilizzo. Per quanto riguarda l'iter per l'adozione del provvedimento, si stanno risolvendo in tempi brevi alcune criticità derivanti da possibili interpretazioni differenti della norma primaria che prevede il contributo di cui trattasi, riguardanti in particolare se il contributo, una volta stabilizzato sia a regime, sia da considerarsi compreso nel finanziamento sanitario corrente come la quota già prevista per il 2022 e se il progetto finanziamento debbano accedere o meno le autonomie speciali in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso della regione o della provincia al finanziamento sanitario corrente così come è stato previsto per il contributo erogato nel 2022. A riguardo l'orientamento prevalente è quello di considerare il contributo divenuto permanente sottoposto alla stessa disciplina per il contributo erogato una tantum per il 2022. Auspico pertanto che in tempi brevi si possa concludere l'iter in corso. Grazie, prego per la replica. Ringrazio il sottosegretario per la risposta.
Purtroppo però ci dobbiamo dire non molto soddisfatti, nel senso che mi sembra di capire che ci sia un interesse comune nel tutelare il benessere psicologico dei cittadini, però siamo anche a fine maggio e per quanto cerchiamo di stringere i tempi, io temo che non riusciremo entro l'anno a questo punto ad avere un decreto attuativo. Ci sono sì delle misure che intervengono, ma abbiamo delle risorse stanziate che restano lì bloccate se non c'è il decreto attuativo che ci dice i criteri con cui si può accedere al beneficio. Quindi auspichiamo anche noi che in tempi brevi si riesca, ma purtroppo il timore è che a dispetto delle intenzioni dichiarate non ci sia, non sia messa la giusta pressione sull'ottenere quanto prima questo decreto attuativo. Grazie. Grazie colleghi, dichiaro concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.